Sembra un déjà vu. A 9 anni di distanza gli ossolani sono tornati in piazza a difesa del San Biagio di Domodossola. Comitati, amministratori e tanta gente dicono no alla chiusura del punto nascita ed hanno installato un presidio nel palazzo municipale. Acceso incontro con il primo cittadino Mariano Cattrini, che nelle scorse ore aveva invitato la gente a mobilitarsi per il servizio di emodinamica al San Biagio. Una mossa a suo dire per garantire un futuro al nosocomio ossolano, vista però da più parti come uno scambio con il punto nascita. È una battaglia fatta a tutti i costi per mantenere qua in questi 3 mesi il punto nascita, è una battaglia che ritengo perdente, per cui rischia di far perdere ogni possibilità di avere a Domodossola il punto di emodinamica. I comitati, pur appoggiando la richiesta di emodinamica, non vogliono invece rinunciare alla possibilità di nascere al San Biagio. Bene, io mi metto qua e vi dico: faccio tutte le azioni che voi volete, tutte, compreso andare in galera. Va bene? Perché io non ho paura di andare in galera, perché l'ho imparato nella vita a non aver paura di andare in galera. Però io ti dico che io non ho le corazzate qua, che hanno a verbale. E proprio perché mi misuro con le forze che ho, ritengo perdente la battaglia. Voi dite che vincete, io mi attengo a questa vostra opinione. Fate il caso, fate le discussioni, io mi ritiro in ordine, mi dite quello che devo fare. E io lo farò. È chiaro? Noi le sue corazzate, signor sindaco. No, io vi ho detto. Noi le sue corazzate, così sì, sono se voi pensate, se voi pensate che la corazzata di Verbania, che è fatto di uomini politici, conti meno di nulla rispetto a voi, io vi lascio lavorare. Noi ossolani, per la seconda volta in meno di 10 anni, siamo stufi di farci razziare quello che è parte del nostro territorio, in questo caso l'urgenza, dicono le mamme. Quando una mamma o un bambino ha un'urgenza, deve partorire, il bambino ha un'influenza, delle convulsioni, che ci sia un posto, un punto di riferimento, che è l'ospedale di Domodossola, per poter curare le mamme e i bambini. Altrimenti, signori miei, qui rischiamo veramente di avere grossi problemi, perché arrivare a Verbania i tempi sono lunghi. Rocco Cento, candidato sindaco a Domodossola nella scorsa tornata elettorale, ha posto in discussione anche un referendum per chiedere lo smembramento della provincia, visto che negli ultimi 20 anni, ha detto, il bilancio sanitario ha favorito la parte meridionale del territorio, proposta che ha trovato diversi pareri favorevoli. Questa giornata ha visto come prologo la riunione la sera precedente all'Hotel Corona di tutti i comitati ossolani sorti in difesa dell'ospedale San Biagio, promossa da SOS Ossola. Un centinaio le persone presenti, tra le quali diversi amministratori. Al termine dell'incontro ha preso il via in corteo una fiaccolata che ha attraversato le principali vie del centro del capoluogo ossolano, corteo che ha fatto 3 tappe precise, da prima Palazzo di Città, poi Piazza Mercato, per raggiungere infine l'ospedale cittadino. Ha varcato i cancelli del nosocomio una delegazione dei comitati stessi. La manifestazione è terminata intorno alle 23:30.